Quasi 35, possiamo cominciare il nostro incontro con il professor Carlo Curcio, che è professore associato di filosofia morale all'Università di Verona, dove ha anche altre incombenze. I volumi che saranno presentati dal professor Curcio, da Carlo Curcio, diciamo pure, sono due. Uno è ascrivibile a lui in toto e ha per titolo Europa trasfigurata. Tra l'altro c'è una bella immagine di Tiziano, penso, Eh sì. vero? In copertina. Il sottotitolo di questo libro è Per una filosofia della potenza tra Nietzsche e Guardini. Edizioni ETS, il libro è del 2022. E dico solo per introdurre che Carlo Curcio dice che, a proposito della potenza, su cui adesso si diffonderà, che negare la potenza significa disseccare le sorgenti stesse della vita. Di più è un progetto impossibile. E allora occorre invece liberare il potere trasfigurante insito nella vita stessa. È una bella tesi, anche un po' controcorrente, perché spesso la potenza tout court viene demonizzata. Quindi sentiremo con piacere le parole di Carlo. Per quanto riguarda l'altro volume che sarà presentato, il titolo è Vivere l'incertezza, edizioni Qui Edit, edizioni di nuovo conio, direi. Sì, è un po' la Verona University Press informale, Ah, diciamo. ecco. Sì. Anche questo è del 2022. Io, per dovere e per piacere, nomino gli altri collaboratori di questo volume curato da Carlo Curcio. Sono Fulvia De Luise, che ha scritto sulla filosofia dell'incertezza in Platone. Poi Arianna Fermani, che è presente adesso con noi. Una nave è al sicuro nel porto, ma non è per questo che le navi sono fatte. È una citazione di Aristotele. E Arianna continua sempre nel titolo, l'incertezza nel mondo antico, la vita buona fra rischi e cicatrici, in dialogo con Aristotele. Sappiamo che Arianna Fermani è un'illustre studiosa di Aristotele, tra l'altro. Poi abbiamo Massimiliano Badino, che ha scritto il CCC, cioè Caos, Catastrofi, Complessità. Quindi Mario De Caro, troppo noto perché adesso parli dei suoi titoli, che ha scritto Hilary Putnam su libertà e natura. Poi abbiamo Fabio De Nardi, io non so quanti sono presenti di questi autori, vedremo. Fabio De Nardi ha scritto Sostare nell'incertezza, una sfida creativa per lo sviluppo del pensiero e l'espansione vitale della mente. Poi abbiamo Linda Napolitano Valditara, che ha scritto La certezza dimenticata dell'incerto, è un case study tra i poeti antichi e Joseph Conrad. Infine, lo stesso Carlo Curcio ha scritto Apor E maiuscola etica del reale, incertezza, ambiguità, contingenza come figure dell'irreparabile. Insomma, è un titolo un po' thrilling, quest'ultimo. Sentiremo. Bene, allora do la parola a Carlo Curcio e poi agli altri che la prenderanno. Prego.
Allora, grazie mille, grazie di questo invito e cercherò, insomma, di essere, come dire, di presentare veramente per sommi capi, insomma, le tesi di questo volume qui, appunto, Europa trasfigurata, per poi lasciare anche più spazio, appunto, a vivere l'incertezza, che è un bellissimo progetto corale, insomma, no? Allora, diciamo, una tesi è stata, che è sicuramente la tesi fondamentale, insomma, del libro, è stata già presentata dal professor Totaro. Il libro, e cioè appunto questa lotta ferocissima, no, che noi vediamo nel nostro mondo contro la potenza, si esercita una damnatio memoriae, insomma, no? La potenza e tutte le figure, insomma, potenza, potere, dominio, sono senza ombra di dubbio figure, come dire, accomunate al male, no? Alla violenza, e sulla base di appunto questa identificazione si procede poi a, no? A tutta una serie di rivendicazioni, rivendicazioni sociali, politiche, culturali. Ora, il libro inizia con tutta una serie di esempi che magari giungono molto lontani alle orecchie del lettore italiano, perché noi, insomma, qui in Italia viviamo un po' in una torre d'avorio, in un certo senso, però vi assicuro che nelle grandi capitali globalizzate, le Londre, le New York, le cose che elenco, insomma, sono all'ordine del giorno, e quindi io parto proprio, diciamo così, dalla storia dell'arte, no? E tutte queste rivendicazioni che vengono fatte, dunque, si spostano dei quadri dal museo, perché appunto nei quadri sono raffigurate delle molestie sessuali verso appunto delle figure femminili. Non si fa la mostra su Picasso, perché Picasso è un grande pittore, però è anche un grande molestatore seriale, e quindi forse non è nemmeno un grande pittore, e così via. Si cambiano i programmi di insegnamento nell'università, non si insegna più, non c'è più il corso che era così famoso nell'università di Princeton, no? Appunto, Fondamenti dell'Arte, dove in gran parte, insomma, si parlava di arte greca o di Rinascimento, perché questa è una visione eurocentrica, quindi imperialista. E potrei continuare, guardate, la lista è molto lunga, e sta di fatto, poi non ci sono solo rivendicazioni di questo tipo, ma rivendicazioni anche molto più concrete, insomma, cioè le statue che vengono buttate giù. No, si buttano giù le statue di Colombo, perché Colombo è il simbolo di una colonizzazione, di imperialismo, di sterminio, eccetera, no? E si cambiano i programmi universitari. Se voi provate a fare un corso su Hegel, dovete per forza di cose introdurre anche un autore che sia africano, che sia asiatico, perché non per fare della filosofia comparativa, attenzione, ma se voi non introducete un controcanto che non sia appunto europeo, siete fautori di un pensiero di tipo coloniale, cioè imperialista, cioè violento, cioè legato appunto a un paradigma di dominio, di potenza. Torno a dire, queste cose da noi magari arrivano molto attenuate, da noi in Italia, ma forse in generale nell'Europa continentale, però guardate che a Londra, a New York, in queste città qui, che dopo sono le città che effettivamente, come dire, no, sono quelle che creano le tendenze, che poi diventano le tendenze, insomma, dominanti alle quali ci si adegua. E beh, in queste città, nelle istituzioni culturali, che siano i musei, che siano le università, questo ormai è passato da tempo. Ma potrei anche passare a citare tutte quelle censure preventive che vengono fatte, no? Appunto, verso autori, insomma, opere cinematografiche. Non sarebbe minimamente pensabile oggi, no? Realizzare, per esempio, dei film con battute di un certo tipo, linguaggio di un certo tipo, perché semplicemente
non so, i produttori si ritirerebbero, anche se verrebbero prodotti, poi non entrerebbero più nelle sale cinematografiche. Allora, questo spettro culturale, che è lo spettro culturale che ci troviamo, che l'Occidente si trova almeno nel suo epicentro imperiale, appunto, cioè l'anglosfera. Questa temperie culturale che l'Occidente si trova a vivere, in realtà, non è niente altro che la riesumazione, o per meglio dire, usando una metafora cinematografica, che è il secondo tempo, di un film già visto, e cioè la lunga polemica già novecentesca, contro la metafisica. No? Perché? Perché la metafisica è, violenta. Perché la metafisica è violenta? Perché si impedisce quello che è il libero flusso del divenire, no? Il primo tempo di questa stagione, di questa polemica antimetafisica, era stato quello epico di Nietzsche. No? Il primo tempo appunto di questa polemica antimetafisica era quello epico di Nietzsche, o teologico, se vogliamo, di Heidegger, no? Il pensiero senza Dio alla ricerca del divino. E in parte anche Nietzsche è ascrivibile sicuramente a questa categoria. Tuttavia è chiaro che entrambi questi autori mantengono al loro interno delle caratteristiche, tra virgolette, metafisiche, perché? Perché sono comunque, tanto quella di Nietzsche quanto quella di Heidegger, delle visioni comunque universaliste, no? Anche proprio la stessa idea che hanno, no? Di storia dell'Occidente, no? Tutta la filosofia occidentale condensata in una storia, appunto, del nichilismo per Heidegger, o comunque in una storia di errori, come è appunto per Nietzsche, sono caratteri di tipo universalistico, no? E secondariamente entrambi gli autori non hanno dubbi sul fatto che l'Europa sia insieme malattia e possibilità del rimedio. Questo è chiarissimo in Nietzsche. E in realtà chiaro anche in Heidegger, perché se prendiamo, no, in Führung die Metaphysik, la celeberrima polemica, no, di Heidegger contro America e Russia, viste appunto come società nichiliste per eccellenza, perché società della massa, massa certo intesa in modi diversi, però sono entrambe, ma è chiaro che una polemica di questo tipo cosa sottintende? La presenza di un terzo incomodo, che è appunto l'Europa. L'Europa è sì il luogo dove appunto, la verità dell'essere è tramontata, ma se c'è un luogo che possa recare per Heidegger, no, una qualche speranza, è comunque l'Europa. Ecco, questo è stato il primo tempo della lunga polemica, appunto, antimetafisica, no? Poi, per restare in questa metafora cinematografica, abbiamo avuto un intervallo che è stato il pensiero francese, no? Il pensiero francese nella seconda metà del Novecento, nella sua oscillazione tra destrutturazione, no, decostruzione da un lato, e anarchia, tra Derrida e Deleuze, no? E cioè tra una forma di anarchia implicita, che è quella di Derrida, insomma, è una forma di anarchia invece molto esplicita, che è quella di Deleuze. Ed è soprattutto Deleuze, che non a caso è anche stato un attento lettore di Nietzsche, no? A sottolineare appunto l'idea che il pensiero è sempre un atto suicidario. Perché? Perché il pensiero ha a che fare con la vita, con la realtà, che è appunto un flusso ininterrotto di un divenire ormai completamente scardinato da quella che è l'impostazione, no, aristotelica, appunto, cioè non è quel gioco regolato, appunto, no, tra atto e potenza. Al contrario, è un divenire
tendenzialmente refrattario al reale, quello di Deleuze, è sicuramente molto amico del possibile. Ecco, diciamo, con Deleuze emerge questa idea, no, per cui il pensiero ha a che fare con la vita per eccellenza, però la vita gli sfugge sempre tra le mani. Pensare è determinare, dunque è far morire, dunque è uccidere. Mentre invece il pensiero deve essere vivo e per essere vivo deve liberarsi appunto dal fardello del pensato e tentare di farsi assolutamente pensante, non cadere nel tranello della ripetizione, ma, per citare il titolo insomma dell'opera più importante di Deleuze, non cadere nel tranello della ripetizione, ma invece farsi differenza. Non cadere nel tranello della ripetizione, perché? Perché non esistono due cose diverse, no, scusatemi, non esistono due cose identiche, esistono solo differenze, non esistono due cose identiche e quindi non esiste identità, perché naturalmente di cosa andiamo a predicarla l'identità se non esistono neppure due cose che siano appunto diverse. Allora qui emerge quell'idea che poi diventa dominante, no, nel pensiero europeo, per cui il pensare diviene un atto politico, insomma, no? Un gesto rivoluzionario. Era quindi allora solo questione di tempo, perché dopo questo intermezzo, dopo questo intervallo, si passasse al secondo tempo della polemica antimetafisica, che è quella che il tempo che stiamo vivendo noi oggi, appunto, il tempo della cancel culture, il tempo della woke culture, di tutte queste forme. Queste forme radicalizzate che non protestano più ormai contro il logos metafisico, ma contro il logos. Non è più solo il logos metafisico ormai a essere visto come violento, ma il logos in quanto tale. Ma il logos non è niente altro che il canone europeo. Ed ecco perché la polemica è così forte contro tutto ciò che è europeo, contro tutto ciò che è Europa. E questi tentativi che vediamo così forti nell'anglosfera sono appunto tentativi di liberarsi il più possibile da tutto ciò che è europeo. E l'Europa non si rende conto veramente del pericolo, no, che sta correndo in questo senso, perché questo tentativo da parte dell'anglosfera di, come dire, liberarsi dal suo peccato originale, che è stato che è quello di nascere europea, no? Se ci liberiamo di tutto ciò che è canone europeo, cioè il canone del logos, automaticamente ci libereremo di questa concezione imperiale del logos. In quanto tale, non c'entra più qui logos metafisico o no. No, no, è il logos in quanto tale che è imperiale, cioè potenza, cioè violenza. Perché? Perché il logos cerca appunto di frapporsi tra il flusso del divenire e il desiderio. Il desiderio delle differenze di autodeterminarsi, autoliberarsi al di là di ogni canone, al di là di ogni norma. E quindi il pensiero, che per sua natura insomma va avanti a forza di determinazioni, non può che ostacolare questo libero anarchico flusso appunto del divenire. Dunque potenza, dunque violenza, dunque va eliminato. Allora, con questo non si vuole dire che non esistano dei canoni effettivamente dogmatici, eh? Ci sono dei canoni effettivamente dogmatici che sono cattive forme, no, di sostanzialismo, patriarcato, insomma, ecco, per dire appunto che la donna per natura deve fare certe cose, l'uomo per natura deve farne altre. Certo che ci sono dei canoni dogmatici che sono cattive forme di sostanzialismo e su questi possiamo convenire naturalmente, però qui l'idea non è solo questa, naturalmente, l'idea è di abolire il canone, cioè il logos, e alla fine ogni determinazione in quanto tale, abolendo quindi anche delle distinzioni la cui abolizione in realtà è molto più controversa rispetto all'esempio che abbiamo appena fatto, come per esempio la distinzione tra uomo e animale, no?
Se, noi, se la differenza è realmente se stessa, realizza autenticamente se stessa, solo appunto in questo flusso, no, del divenire che non deve essere fermato, limitato in alcun modo, perché per esempio non favorire il flusso attraverso un'ibridazione umano-animale resa possibile per esempio la tecnologia, la biotecnologia come l'editing genomico. E poi naturalmente c'è tutto il flusso dell'identità di genere, no? Che reclamano appunto la loro libertà e così via. Ed è chiaro che il sistema occidentale va combattuto in toto, va combattuto nel logos, perché il logos appunto in quanto tale si frappone tra flusso del divenire e desiderio, ma va combattuto anche il sistema democratico liberale, insomma, no? Perché? Perché è parte del problema e non della soluzione, perché anche il sistema democratico liberale è sì tollerante verso le differenze ed è molto, insomma, condiscendente a venire incontro alle loro richieste, però non è rivoluzionario. Non è rivoluzionario, non sente come necessaria al suo interno, no, la necessità di liberare appunto il flusso. E allora noi arriviamo quindi all'oggi, a questa situazione in cui ci troviamo in questa situazione paradossale, per cui tutte queste forme radicalizzate dicono appunto che bisogna liberare il flusso ed eliminare tutto ciò che impedisce al flusso del divenire anarchico di fluire liberamente, perché tutto ciò che impedisce questo flusso è violento ed è violenza. Quindi il logos, il canone europeo, va eliminato perché impedisce questo flusso. Però i gesti che dovrebbero appunto permettere, abbattere queste barriere, permette, insomma, siamo un po' reduci, abbiamo negli occhi le immagini della diga, no? Che è venuta giù, però è un'immagine potente che in realtà si addice molto bene a quello che, spiega molto bene quello che voglio dire, perché immagini, qui il logos è proprio quel catechon, no? Senza intenderlo schmittianamente, ma insomma, è quel catechon che appunto regola il flusso del divenire. Invece il flusso è libero, non salta appunto questa barriera. Però appunto ogni gesto che fa saltare le barriere, il catechon che impedisce il libero flusso anarchico del divenire, ebbene, per queste forme radicalizzate non sono violenza. Quindi c'è questo atteggiamento, no, sicuramente paradossale, ed ecco perché gli ecovandali, no, di ultima generazione si sentono perfettamente legittimati a fare quello che fanno, ed ecco perché tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima, queste forme di censura preventiva, eccetera, no? L'abbattimento delle statue, il ridisegnare la storia, il ridisegnare i programmi universitari, il ridisegnare lo stesso spazio della civitas, della polis, che sono tutte cose attuate in modo violento, insomma, sono gesti violenti, in realtà però non sono visti come tali. Violenza è solo ciò che ferma il flusso. Ecco, scusate se mi sono un po' dilungato nella presentazione, ma era importante perché adesso arriviamo appunto a quello che è il punto fondamentale del libro, e cioè il problema della potenza. Potenza è questa roba qua che in quanto tale appunto non permette alle differenze di essere autenticamente se stesse. E le differenze, per poter essere autenticamente se stesse, devono eliminare, no, ogni forma di potenza che appunto impedisce a loro di autodeterminarsi, come vogliamo dire, insomma, liberamente, anarchicamente. Allora, questo libro ha due peculiarità. La prima peculiarità è questa, cioè che prende una posizione molto netta contro questa negazione della potenza, dicendo che non è vero che la potenza neghi la differenza, così come intendono invece queste forme radicalizzate dell'oggi. Al contrario, senza potenza non c'è differenza. Quindi la tesi è proprio capovolta. La seconda peculiarità è nel metodo argomentativo, perché diciamo è un libro che parla di, insomma, l'argomento alla fine è che cos'è differenza, no? Però la metodologia scelta, l'approccio meglio, ecco, l'approccio scelto non è un approccio teoretico ma etico.
Ma etico si vede, è anche estetico, no? Ci vede un primato dell'etico sul teoretico in questo libro. Allora, in merito al primo punto, e cioè, che poi è la tesi portante, insomma, non è vero che la potenza neghi la differenza, al contrario, senza potenza non c'è differenza. Allora, diciamo che la tesi per cui dobbiamo negare la potenza perché è soltanto così che finalmente le differenze saranno libere di essere, come dire, questo, che concezione di differenza c'è dietro un pensiero di questo tipo? Una logica che io chiamo logica dell'irrelatezza. Cioè qui la differenza è vista in termini neoscotistici. Differentia est differentia tantum. Qui, come dire, più la differenza è irrelata, appunto, no? Autoaffermantesi, autodeterminantesi, più la differenza è irrelata e più è autentica, più è se stessa. È proprio il paradiso dell'autoaffermazione, appunto, di tipo anarchico-rivoluzionario, che però non tiene conto di due elementi essenziali, e cioè il primo, che la realtà è una trama infinita di relazioni. La realtà è una trama infinita di relazioni, quindi come si fa a pensare la differenza indipendentemente da questa trama? E secondariamente, la differenza non tiene conto del fatto, questa impostazione, che la differenza non è pensabile senza l'apporto creativo, la potenza creativa di cui appunto è capace la vita. E dunque presuppone la potenza, non c'è differenza senza potenza. Proprio perché abbiamo nominato la relazione, allora si capisce anche perché tanto spazio qui venga dato, no, all'approccio di tipo etico, oltre all'estetico, perché diciamo, è proprio nell'etico che si pone appunto l'etico. Prevede, insomma, una modalità di vedere la relazione più ricca rispetto appunto alla teoresi, perché nella teoresi relazione è sempre vista puramente come nesso, mentre invece, quindi come sussistere di uno stato di cose che appunto coinvolge più enti. Mentre invece qui, anche per il problema che stiamo affrontando, la considerazione della relazione che è tipica dell'etica, che è più ricca, è una considerazione che vede la relazione come qualcosa di vivo, come qualcosa di vitale, non semplicemente nesso, non semplicemente appunto significato, cioè appunto sussistere di stato di cose che intercorre tra più enti, ma come senso. Cioè c'è questo carattere vivo, anche creativo, formativo, relazionale, appunto, che all'etica per definizione non sfugge, vede appunto la relazione in un modo pieno, insomma, no? Mentre la relazione è, in fin dei conti, non è niente altro che la vita stessa vista nel suo muoversi. Come quindi la visione dell'etico quindi è in grado di darci una visione come dall'interno della vita, ma non per questo meno oggettiva. Il resto del lavoro è occupato da un'analisi del tema della prevaricazione. Che cosa intendo qui con la prevaricazione? Dunque, la prevaricazione è inevitabile. Perché? Perché il vivente preda sempre, necessariamente, il vivente. E qui andiamo sul punto, ecco perché la differenza non è pensabile senza la potenza. Proprio per questo motivo, perché tutto ciò che vive anche prevarica sempre. Allora, io parto da, come dire, due sensi della potenza. Un senso, e qui recupero una distinzione medievale, insomma, io parto da medievalista, medievista, quindi once medievalist, always medievalist. E allora parto dalla distinzione appunto tra
id quod est e id quo est, quindi tra essenza e qualità, appunto, no? E applico questa distinzione alla potenza. Esistono due sensi della potenza. In un senso, potenza è tutto ciò che è. Perché potenza è tutto ciò che è? In questo senso, allora, come sostanza, insomma, no? Perché tutto ciò che è, in qualche modo, ha la capacità di respingere da sé, almeno temporaneamente, ciò che cerca di impedirgli di essere. Se qualcosa è, appunto, è qualcosa che può respingere la minaccia di ciò che vorrebbe non fosse, esso non fosse. Quindi in questo senso, allora, potenza è id quod est, potenza come tutto ciò che è. Ma potenza è anche qualità, id quo est, cioè quella capacità che fa sì che x sia x. Quindi nel primo caso abbiamo potenza x è. Nel secondo caso, come qualità, la potenza è quel poter fare, cioè ciò che permette a X di essere proprio X, e non appunto un'altra cosa. Allora, in questo senso, quindi la potenza come id quo est, la potenza come qualità, come poter fare, quindi è quella senso della potenza che plasma la differenza, l'ente dall'interno, no? Ecco, è proprio in questo senso che diciamo, dobbiamo dire che la vita è inevitabilmente prevaricazione, cioè capacità di strumentalizzare un altro ente. Perché la misura del poter fare è proprio questa, la capacità di strumentalizzare un altro ente fino ad arrivare a digerirlo, no? Cioè il mangiare, insomma, queste le due operazioni fondamentali del vivere sono queste, il respirare e il digerire, e cioè sono operazioni di sostituzione in cui per essere io devo far sì che l'altro diventi me. E quindi sono operazioni di tipo sacrificale, in cui appunto non l'altro deve essere appunto, no, fatto mio, fino al punto di sostituirlo completamente, di ritradurlo completamente in me. E allora il legame tra vita e sacrificio è un legame necessario. Ed è per questo che appunto non può esistere differenza senza potenza, in questo senso, come poter fare, no? E questa allora è la contraddizione stessa del vivente, una contraddizione immanente al vivente. Quindi da un lato il vivente afferma la trama relazionale infinita della realtà per il solo fatto di essere appunto un vivente, no? Però allo stesso tempo che cosa fa? Per poter essere se stesso deve applicare questo secondo senso della potenza e quindi strumentalizzare un altro ente. Ma cosa vuol dire strumentalizzare un altro ente? Staccarlo appunto dalla trama relazionale del tutto per poi riconnettersi ad essa dopo aver digerito l'altro. Questa appunto contraddizione, no, è insita in ogni vivente. E diciamo ed è massimamente presente nell'uomo, perché il poter fare dell'uomo, cioè la tecnica, il poter fare dell'uomo è indefinitamente potenziato. Se noi non potenziassimo indefinitamente il nostro poter fare che fa sì che l'uomo sia l'uomo, cioè appunto la tecnica, noi semplicemente non saremmo. E allora l'uomo diventa l'animale massimamente prevaricante. Quello che conduce la prevaricazione immanente alla vita ad ogni vivente ad un livello insopportabilmente infinito. Ed ecco anche perché, no, un approccio come quello etico. E, diciamo, ci sono stati dei tentativi di superare questa contraddizione immanente alla vita. Uno è teoretico ed è il pensiero di Severino, no? Che non a caso rifiuta l'etico, no? Per Severino l'etica è proprio la forma suprema dell'alienazione. Perché? Perché l'etica riconosce originariamente questa frattura, questa contraddizione immanente al vivente. L'etica la riconosce, anzi, proprio perché l'etica parte da questo riconoscimento che l'etica è così importante. È per questo, per fortuna, che c'è l'etica.
Ed è per questo anche che l'etica ci serve. Quindi, contrariamente a quello che pensa Severino, questo in realtà è proprio il fondamento della legittimazione dell'etica, semmai, questo riconoscimento della contraddizione immanente al vivente, non è la delegittimazione dell'etica come alienazione e appunto mistificazione del senso originario dell'essere. Oppure altre forme di superamento di questa frattura, di questa contraddizione immanente al vivente, ma se ne sono tante nel pensiero contemporaneo. Penso a Deleuze, no? Quello che Deleuze chiama la linea di fuga. No? Cosa dice Deleuze? No, la contraddizione va portata al massimo livello fino ad esplodere, perché così toglieremo appunto, sì, toglie la contraddizione, ma toglie anche il vivente. Insomma, non so se sia proprio un gioco che valga la candela. O altre linee di fuga sono per esempio il transumano. Il transumano è questo tentativo, no? Appunto di attraverso in realtà anche qui di superare in qualche modo la vita stessa perché non si vuole accettare la prevaricazione immanente al vivente. In realtà la vita non presenta alternative reali. Ai viventi. Le alternative dobbiamo cercare, quindi partire dall'accettazione della prevaricazione, della sua inevitabilità, ma diciamo che le alternative sono appunto insite in realtà all'interno del vivente stesso, co inteso come differenza e come potenza, a questo punto, perché abbiamo capito che le due cose non si possono separare come invece pretendono le istanze radicalizzate del nostro tempo, perché? Perché in realtà la potenza ha in sé, e quindi la differenza, e quindi il vivente, è vero che da un lato la prevaricazione, ma dall'altro ha una tendenza insopprimibile ad autosuperarsi. Quindi per fortuna che c'è la prevaricazione, perché è proprio dalla prevaricazione questa contraddizione immanente al vivente, che il vivente ha in sé questa duplice tendenza all'autosuperamento, nell'estetico e nell'etico, nel quale in qualche modo questa prevaricazione appunto è trasfigurata. Ecco perché appunto Europa trasfigurata. Tanto il liberalismo quanto diciamo le forme radicalizzate dell'oggi, che sono forme neomarxiste, insomma neo-anarco-rivoluzionarie, no? Vogliono non a caso espungere invece dalla vita ogni forma di prevaricazione in un tentativo di raggiungere in qualche modo una terra senza il mare. Questo significa appunto in realtà annientare il principio stesso della vita e pertanto rendere impossibile l'uscita dal dilemma tragico della prevaricazione che è insito nella vita stessa, perché la vita stessa ha in sé questa duplice possibilità. La differenza, quindi la vita stessa, ha in sé questa duplice possibilità di superarsi. C'è una tendenza naturale all'autosuperamento, e questo è Nietzsche, appunto, perché insomma sono i due filosofi citati nel sottotitolo: una tendenza naturale all'autosuperamento che parte cioè da quella capacità creativa insita nella vita stessa, e questo è l'autosuperamento nell'estetico. Che è quello che che si realizza appunto all'interno della filosofia di Nietzsche, in cui l'autosuperamento, e qui dobbiamo, insomma, ci sono molte parti dedicate appunto a una critica al modo dominante in realtà di leggere Nietzsche, che è influenzato da Deleuze. E invece no, Deleuze, come dire, è un grande lettore di Nietzsche, però ovviamente la sua lettura è distorta da quello che pensa lui, appunto, no? E diciamo che quelli sono i tratti fondamentali del suo pensiero. E allora, diciamo, l'autosuperamento dell'uomo in Nietzsche è un autosuperamento della differenza, della determinazione che si sa potenza determinata in rapporto a quella potenza infinita che è appunto la realtà intesa come trama di relazioni. Faccio un esempio. L'immagine che mi piace usare qui è quella del surfista, no? Il surfista non va contro l'onda, non fa un gesto rivoluzionario, non fa un gesto oppositivo, non va contro l'onda, ma al contrario cavalca l'onda, cioè sfrutta la forza dell'onda. Il Freigeist nietzscheano fa la stessa cosa, sfrutta la potenza del dionisiaco, riesce a raggiungere il proprio autosuperamento
che è sempre un autosuperamento parziale o determinato, in virtù del suo relarsi a quella trama infinita della realtà che è il dionisiaco. Quindi potenza determinata che si sa tale all'interno della trama infinita delle relazioni di potenza che è la realtà. E allora questo appunto è un superamento di tipo creativo, cioè appunto artistico, nel senso ampio di questo termine, che è il modo in cui Nietzsche intende l'arte. Ed è appunto allora abbiamo il superamento, l'autosuperamento di tipo estetico. È chiaro però che questo tipo di autosuperamento parte dal riconoscimento di una condizione che è comunque naturale, perché diciamo, parlavo prima, questo autosuperamento è già naturalmente insito appunto nella differenza, nella capacità, nella potenza creativa che è data all'interno della vita stessa. Oppure c'è un'altra forma di superamento che questa volta, come dire, proviene invece da una decisione. Da una decisione che io prendo, e quindi qui non è un autosuperamento che si attua restando nella natura, ma fuoriuscendo dalla natura. E qui il grande nome è quello di Guardini, che appunto contesta in modo proprio Nietzsche, tra l'altro, contesta proprio questo suo restare nella natura, no? I passaggi dei testi di Guardini dedicati, ad esempio, all'Europa, in cui sono magnifici, in cui fa vedere emergere chiaramente come l'essenza di Cristo sia appunto di questo superamento del naturale, no? E allora qui è la decisione della potenza di autosuperarsi nell'etico, l'etico che è il modo in cui lo intende Guardini, cioè il dominio responsabilmente deciso e attuato come servizio, in cui l'esistenza è giustificata e superata nel bene. Allora, entrambi questi pensatori, e vado veramente alla conclusione di Europa trasfigurata, che dopo dico due parole anche di vivere l'incertezza, però insomma ne parleremo magari anche con gli altri autori. Allora è chiaro che qui abbiamo due esempi in cui non solo potenza e differenza non sono opposti, che la differenza può esistere solo non c'è la potenza, ma al contrario, si riconosce che potenza e differenza sono la stessa cosa, potenza è quella spinta vitale che fa sì che ogni differenza è a sua volta una spinta vitale di potenza. Non solo, ma nella potenza, appunto, ed è questa la tesi che mi sento di difendere, pur essendo la potenza legata alla prevaricazione, però nella potenza c'è non solo il problema, ma anche il possibile rimedio al problema, cioè appunto quella spinta all'autosuperamento nell'estetico o nell'etico, che permette di trasfigurare appunto questa prevaricazione, questa contraddizione immanente al vivente, e se questo superamento, se questa trasfigurazione non è attuata, però qual è il problema? Il problema è che il vivente, no, viene contagiato da questa prevaricazione e dall'ombra di questa prevaricazione come se fosse l'ombra di Banquo nel Macbeth, cioè la vita è corrosa e contaminata e non fiorisce più, insomma, oppure si ricercano forme di autorealizzazione, insomma, della differenza del vivente, però appunto andando di tipo nichilistico, suicidario, cioè appunto recidendo quella radice della potenza che fa sì che il vivente effettivamente sia. Allora, due parole perché, dunque, quanto tempo ho? Quanto siamo? Circa 40 minuti? Due parole, due più uno, non ti Certo, preoccupare. certo. Ecco, questo tema, diciamo, dell'etico, di questo primato dell'etico, diciamo così, sul teoretico, perché l'etico ci dà un'idea della relazione più viva che non se come senso e non semplicemente come significato, attraverso un po' anche questo testo qui, Vivere l'incertezza, che è il primo volume della collana Cares, che è Cura, Ambiente, Responsabilità, Etiche Speciali, che è una collana che fa capo a un centro di ricerca, insomma, per cui lavoro per l'Università di Verona, che si chiama Ethos. E diciamo,
Questa collana, come dice il nome, Cares, che è un gioco di parole anche no, con l'inglese cares, no? Quindi cura, cure, è una collana che si occupa appunto di, soprattutto diciamo di etiche speciali, non mi piace il termine etica applicata, di etiche speciali e nel loro rapporto con anche l'etica generale, quindi con i modelli teorici più importanti. Dunque, diciamo, vivere l'incertezza è il risultato di un ciclo di incontri organizzato presso l'Università di Verona, appunto con sette relatori, che sono poi gli autori appunto dei vari saggi di questo libro. E noi, partendo appunto dalla pandemia e dalle lezioni che la pandemia appunto ci ha lasciato, ecco, la lezione che ci ha lasciato è sicuramente l'umiliazione, no, del soggetto moderno, cioè del soggetto falsamente potente, potremmo dire, per restare insomma in tema col testo precedente. Col soggetto falsamente potente si tratta invece di recuperare appunto di recuperare delle forme di saggezza che noi abbiamo qui voluto mettere sotto il cappello dell'incertezza, quasi fosse una virtù. Insomma, è chiaro che è un po' in senso metaforico questo, evidentemente, perché mai l'incertezza dovrebbe essere una virtù? Ma allora è una virtù se, beh, insomma, dopo lo dirà meglio la Arianna Fermani, naturalmente, in che senso appunto l'incertezza, per esempio in Aristotele, può essere, gioca un ruolo fondamentale, insomma, anche nella sua etica, però sicuramente c'è questa idea di rinunciare una volta per tutte ai falsi paradigmi di potenza, che sono quelli della modernità, quindi gli assoluti e gli assolutismi, insomma, no? Che la modernità ha preteso di vedere, recuperando delle forme diverse, come per esempio l'approccio della filosofia antica, che appunto in Platone, in Aristotele, appunto, la filosofia antica non è che non parli appunto di trascendenza, di Dio, di principio, di fondamento, ma non lo fa con quella, diciamo, con quella durezza, no? Quella volontà di chiusura che invece è così caratteristica della filosofia, moderna, che ha portato sicuramente, diciamo, a quella volontà di dominio anche della natura, della terra, insomma, di cui oggi, sperando che non sia troppo tardi, tutti noi ci stiamo accorgendo. E anche qui diciamo che l'etica finalmente torna a far sentire la sua voce, no? Penso ad esempio alla grande fortuna che oggi sta vivendo una categoria come quella della vulnerabilità, ma anche alla fortuna che sta vivendo la bioetica globale. No, la bioetica dopo 50 anni di lotte ferocissime, appunto, no, assiologici, controconsequenzialisti, insomma, no? Vari paradigmi etici che anche qui sono visti come paradigmi di tipo non onnicomprensivo, dai quali appunto non si può sfuggire. Ecco, oggi abbiamo per esempio la bioetica globale, che è un approccio completamente diverso, multidisciplinare, come appunto è questo volume che appunto riunisce degli studiosi che hanno, diciamo, un background, delle competenze, delle metodologie anche completamente diverse. Ecco, però non vorrei dire di più su questo volume perché ci sono anche due autori, insomma, che hanno preso parte, quindi magari cedo volentieri, diciamo, la parola anche a loro. Io ho già parlato molto e insomma ho dovuto riassumere il volume. Immagino che molti passaggi possano essere risultati, come dire, non chiari o non sufficientemente argomentati, ma sono qui, ovviamente attendo le domande. Bene, professor Chiusco, no, hai parlato giusto, diciamo. Hai parlato anche chiaro, le contrapposizioni di cui hai parlato sono anche suggestive da approfondire, e quindi questa riflessione sulla potenza mi pare che sia molto feconda e anche insomma, tale da provocare riflessioni a ridosso della tua impostazione.
Adesso effettivamente approfittiamo della presenza di due autori del volume sull'incertezza, ci sono Arianna Fermani e Fabio Lenardi, vero? Non ce ne sono altri. Allora, subito la parola alla professoressa Arianna Fermani della Università di Macerata, dove insegna storia della filosofia antica. Dico bene, Arianna, per questo sì. Insegnamento. Esattamente. Molte grazie. Beh, io sarò necessariamente breve, anche perché raccogliere, insomma, dare una visione anche solo dall'alto tutte le tematiche raccolte in questo volume è sicuramente impossibile. Beh, il focus tematico è appunto, come è stato ricordato, come recita anche il titolo, proprio quello dell'incertezza. E l'incertezza, come si ricorda efficacemente anche l'introduzione, è la materia di cui sono fatte le nostre vite, e questo è proprio un insegnamento che ci viene dagli antichi, che gli antichi avevano forse più presente di noi, sia diciamo nella riflessione filosofica, ma anche nella riflessione letteraria, nella tragedia, nella grande sapienza greca, mentre poi come nei vari contributi si mostra, cito quello che dice per esempio Linda Napolitano, oggi forse c'è più un'allergia all'incerto. Ecco, questa incertezza viene vista da un lato chiaramente come forse un limite delle nostre vite, visto che siamo fragili, siamo caratterizzati da numerosi limiti, appunto, e viviamo spesi in questa dimensione incerta costantemente, ma l'incertezza è anche, può rappresentare anche una risorsa, un'opportunità. Ecco allora che i vari contributi, chiaramente da prospettive diverse, da angolature diverse, si cimentano, quindi declinano, potremmo dire, anche il tema dell'incertezza da un punto di vista etico, per lo più, quindi si intrecciano con temi quali, non so, la scelta, il rischio, la libertà, la responsabilità, la virtù, è stato già ricordato prima, il tema della cura, ma anche il tema della morte. Altri temi, altri due filoni molto importanti sono la credenza e la speranza, per esempio questa apertura fiduciosa che diceva Aristotele, non bisogna disperare, perché appunto se ci lasciamo incatenare dalla paura, ecco, non partiamo mai, appunto come quella famosa nave che non è fatta per rimanere al porto, anche se più sicura, ma bisogna rischiare, qui mi limito a dire una cosa a partire dal mio contributo, in cui parto tramite una citazione in Esergo, un passo bellissimo del Fedone di Platone, dove Platone dice che il rischio è bello, caloso kinninos, ma il rischio è bello se è saggiamente amministrato, e qui torna in primo piano la figura della saggezza, naturalmente, che per Aristotele, come è noto, un ruolo centrale. Poi altre declinazioni del tema dell'incertezza sono, ecco, c'è cioè alcuni contributi, per esempio quello di Linda Napolitano che si cimenta, no, sul tema dell'incertezza dal punto di vista anche conoscitivo, quindi la questione del non sapere, di matrice socratica, in quanti modi si può leggere questo non sapere, ma anche quello di Fulvia De Luise. Cito solo dei nomi, naturalmente, non pretendo minimamente di attraversare il volume. E, ecco, quindi sostanzialmente, come dire, qui io chiudo veramente il mio parzialissimo e rapidissimo intervento citando quello che dico all'inizio del mio breve saggio, in cui cito un testo molto interessante a mio avviso di Edith Hall, titolato Il metodo Aristotele, come la saggezza degli antichi può cambiare la vita, la quale dice che non c'è pensatore dell'antichità che sappia parlare più direttamente di Aristotele alle preoccupazioni, alle angosce della vita contemporanea. Ed è chiaro che nessun pensatore moderno può offrire altrettanto a persone che vivono in quest'epoca di incertezza. E quindi parto da qui per provare poi a mettere a fuoco alcune delle questioni che sono state già dette e che non posso evidentemente ripercorrere. Io mi limiterei davvero a questo brevissimo, questa brevissimo affresco, dando appunto la parola all'altro autore, e poi sono eventualmente a disposizione per richieste di chiarimento e di integrazione. E vi ringrazio per questa opportunità. Grazie, Arianna.
grazie alla professoressa Fermani. Adesso ci sono indubbiamente delle provocazioni interessanti in questo breve intervento, e diamo prima la parola al professor De Nardi, Fabio De Nardi, che a sua volta ha contribuito al volume. Prego. Sì, buonasera, spero che mi sentiate, perché il mio collegamento internet è molto instabile. Incerto, però siamo in tema. Spero che la voce risulti abbastanza chiara. Ecco, infatti, niente, io vi ringrazio, ma sottolineando innanzitutto una cosa, che io sono una voce un po' fuori dal coro, no? In questo libro e anche in questo consesso filosofico, perché io sono un medico, sono uno psichiatra e il mio contributo è un contributo fondamentalmente psicoanalitico, con delle incursioni, diciamo, nell'antropologico, e che nasce dal valorizzare la tematica dell'incertezza come uno strumento possibile da utilizzare all'interno della seduta psicoanalitica. Allora, la questione dell'incertezza, io ho cercato di affrontarla, appunto, prescindendo naturalmente dalla comune accezione negativa dell'incertezza, e cercando di individuare nell'incertezza quell'atteggiamento, stato d'animo, che va sicuramente valorizzato, perché potenzialmente utile nel lavoro che quotidianamente io faccio con i miei pazienti. Cosa significa questo? Significa che rispetto a quella che è la tradizionale visione della tecnica, della terapia psicoanalitica, in cui la psicoanalisi è sempre stata presentata, diciamo così, come una modalità sostanzialmente epistemologica, cioè finalizzata al capire, come diceva Freud, a trasformare ciò che è inconscio in conscio. Quindi la rinuncia ad una psicoanalisi epistemologica, ad una psicoanalisi del capire, per valorizzare quella psicoanalisi che lascia spazio alla possibilità di far emergere nel paziente la possibilità di entrare profondamente in contatto con le sue emozioni, perché l'idea della psicoanalisi più attuale è che il potere trasformativo del sé non è legato ad un capire intellettuale, e quindi, come dire, viene un po' meno la pregnanza del valore della classica interpretazione psicoanalitica, ma è dato dal fatto che se il paziente riesce a entrare profondamente in contatto con le sue emozioni, succede un qualche cosa di trasformativo. Allora, da un punto di vista tecnico, in seduta si dovrebbe effettivamente, è quello che sottolineo, ma è una cosa oramai acquisita, rinunciare alla memoria, al desiderio e alla pretesa di capire. In poche parole, la cosa importante per l'analista è che non si prefigga e non si preoccupi di capire immediatamente tutto ciò che nella profondità e nella turbolenza dell'inconscio del paziente si agita. Possa attendere con pazienza che qualcosa di nuovo possa essere sufficientemente pensato. Allora, in questo senso, valorizzare l'incertezza e l'invito a sostare nell'incertezza come modalità proprio di lavoro, consente proprio questo, di valorizzare la potenzialità che l'incertezza ha nel favorire un contatto trasformativo tra la coscienza e la realtà infinita dell'inconscio. Questo è il punto. L'inconscio, noi dobbiamo rinunciare all'idea di poterlo svelare, ma la cosa utile che può essere effettivamente trasformativa è sopportare di stare in contatto con l'inconscio, perché dall'inconscio ci possono venire dei suggerimenti importanti e trasformativi per quanto riguarda la realtà della sofferenza del paziente. Jung, da questo punto di vista, è stato un maestro esemplare, ma
nel mio contributo ho valorizzato anche, come dire, la possibilità di fare un'incursione nel campo dell'estetica. Ho proposto, come dire, delle immagini, una delle quali è il viandante sul mare di nebbia di Friedrich Caspar, sottolineando che questa immagine così potente e così evocativa ci suggerisce fondamentalmente che cosa? Che se il viandante teoricamente ha voglia di inoltrarsi nel mare di nebbia per entrare a conoscere l'inconscio, in realtà si ferma, perché in qualche modo comprende che la cosa importante non è conoscere l'inconscio, ma è stare sul limite tra l'infinito e il finito, perché questo è il modo più autentico per incontrare il proprio sé. Concludo dicendo che mi ha molto toccato l'intervento, la presentazione che Carlo ha fatto del suo libro sull'Europa, perché ovviamente non vorrei fare delle correlazioni di tipo indebite, ma il rapporto che lui ha istituito tra potenza e differenza mi sembra che in qualche modo lo si possa rapportare anche al rapporto tra infinito e finito, perché la potenza, no, come dicevi Carlo, come la trama infinita delle relazioni, e che è ciò che esprime in modo più autentico la stessa della vita, è ciò che si agita nell'inconscio. Ecco, ma noi questo non possiamo afferrarlo, non possiamo decodificarlo, ma la cosa importante è che non lo si debba inibire, perché inibendolo impediamo che la potenza, in questo caso dell'inconscio, possa diventare l'elemento, il nutrimento veramente autentico della nostra vita. Grazie professore De Nardi, che ha dato anche un apporto disciplinare diverso da quello strettamente filosofico, ma connesso in modo del tutto appropriato. Quindi adesso abbiamo molti elementi per domande e per discutere quelle che sono state le tesi esposte sia da Turco, sia da Fermani, sia da De Nardi. Prego, allora, chi vuole intervenire? Ecco, dico subito, prima che mi dimentichi, che noi interrompiamo l'attività dei lunedì del Gallarate fino al mese di ottobre, anche perché ci prepariamo al convegno della fine di settembre, al convegno del centro di Gallarate, dove si affronterà proprio il problema dei limiti, perché il titolo generale del convegno è I limiti e oltre, e quindi sì, ne parleremo anche da diverse prospettive. Allora, invito nuovamente a fare domande, io stesso insomma ho qualche pensiero da esprimere. Ecco, allora la professoressa Isabella, prego Anna. Sì, innanzitutto grazie, perché sono state veramente molto suggestive sia la relazione del collega Chiurco che gli altri due interventi dei professori Fermiani e De Nardi. Mi hanno dato molto da pensare. Devo dire, sono rimasta anche colpita da quello che ha detto Carlo Chiurco a proposito della prevaricazione come inevitabile al vivente, proprio come caratteristica fondamentale del vivente, anche per l'esempio che ha fatto del cibo e del respiro. Proprio per degli studi che ho fatto di recente sulla bioetica dell'alimentazione, in cui tutto questo tema ritornava. E la mia domanda è questa: se però questa non sia una visione anche parziale del vivente, perché sì, è inevitabile la prevaricazione, ma è inevitabile anche la cooperazione. Anzi, io credo che ci sia proprio all'interno della vita, ci sia una tensione tra queste due tendenze fondamentali. Da una parte il prevaricare, ma dall'altra anche il correlarsi all'altro, perché in effetti, se è vero
che possiamo vivere mangiando dell'altro, è vero anche che siamo legati l'uno all'altro. E mi veniva in mente anche a proposito della strumentalizzazione, perché forse non a caso il grande Kant parlava nel suo imperativo del non assolutamente strumentalizzare, ma anche considerare come fine. Cioè questa strumentalizzazione, che è praticamente conseguenza della prevaricazione, va tenuta a bada, perché se l'altro viene completamente strumentalizzato, se l'altro viene completamente ingoiato, prevaricato, non c'è relazione e non c'è vita. Allora la mia domanda era proprio su questo, e ho capito che poi in qualche modo si cerca di vedere nella potenza anche il correttivo a tutto questo. Però mi chiedo se questo correttivo non sia, oltre che da vedere dal punto di vista etico, da vedere proprio dal punto di vista quasi ontologico, quasi come caratteristico proprio del vivente in quanto vivente, quasi biologico, ecco, quasi biologico. E questa era la prima domanda e la prima suggestione che mi veniva. La seconda, che è sull'incertezza, e qua la mia domanda è soprattutto per Arianna Fermani, che rivedo con tanto piacere, anche se a distanza, perché tra i vari concetti a cui l'incertezza apre, sicuramente ce n'è uno che è stato richiamato anche da Carlo Chiurco alla fine, come categoria per ora vincente, che è la vulnerabilità. Perché proprio la vulnerabilità, in quanto possibilità della ferita, potenzialità della ferita, è strettamente connessa all'incertezza. Noi non sappiamo mai quando e come saremo feriti, così come non sappiamo mai quando e come moriremo. E allora qua la mia domanda era se tra gli aspetti positivi su cui l'incertezza apre non ci sia anche questo ingresso forte della vulnerabilità nei nostri discorsi etici, ma non solo etici, politici, del diritto, dell'economia, eccetera, e laddove la stessa vulnerabilità apre a un modo diverso di correlarci fra di noi. Cioè il modo della cura, che anche questa è un'altra categoria vincente del nostro tempo. Grazie comunque per tutte le suggestioni che ci avete dato, non ultime quelle molto importanti del professor De Nardi sulla psicanalisi. Grazie Anna, un intervento che si presta a delle risposte, diciamo, di sostanza. E se non ci sono altri interventi, allora direi qualcosa io stesso, poi magari altri si preparano. Allora, io voglio fare un'osservazione, non so quanto controcorrente, sono costretto a usare un po' l'accetta in quello che dirò. Allora, la domanda di fondo è questa. Mi soffermo prevalentemente sull'incertezza, condividendo una valutazione anche positiva della potenza, così come è stato detto da Carlo Chiurco, ma mi concentro sull'incertezza, quindi sulla vulnerabilità, sulla fragilità, ma di questo ho già discusso alcune volte con Anna Gensabella, esprimendo questo concetto da parte mia. Cioè, l'incertezza, prendiamo l'incertezza, che poi ma come corollario magari anche la vulnerabilità e la fragilità. L'incertezza va considerata, ecco, come un punto di arrivo o come un punto di partenza. Cioè l'incertezza diventa quasi un assoluto, che quindi finisce con l'esaurirsi in sé, l'incertezza che si esaurisce in se stessa, oppure è un punto di partenza e anche qualcosa che sta in una transizione, cioè si parte dall'incertezza, si attraversa un'esistenza piena di incertezza, anche dal punto di vista psicoanalitico, ma si tende a qualcosa
di altro rispetto alla stessa incertezza. Cioè quello stare sul limite di cui parlava De Nardi è, appunto esige che ci sia una tensione nell'essere incerti in direzione del superamento dell'incertezza. Anche questa è potenza, no? La capacità e la... E anche la buona tendenza, possiamo dire, a superare, al superamento di un'incertezza che non può rimanere paga di se stessa, non può appagarsi di se stessa. Ecco, questa mi sembra una differenza fondamentale, non solo sul piano etico, ma anche sul piano ontologico. Cioè, mi chiedo se appunto l'incertezza non evoca immediatamente l'opposto e quindi non fa entrare in campo una misura della stessa incertezza, che quindi non può essere assolutizzata in quanto tale. E può addirittura assumere connotazioni di carattere patologico, per cui quando parliamo di terapia applicata all'incertezza, ecco qui, bisogna anche decidere se questa terapia è appunto per la conferma dell'incertezza o è per il superamento dell'incertezza. Non per arrivare dal punto di vista di un soggetto limitato ad una soluzione totale dell'incertezza, ma per avere parametri, paradigmi, concetti che siano tali da permettere di andare oltre, ecco, di non risolversi nell'incertezza medesima. C'è un detto latino a proposito della umiltà, che dice humilitas artiora petit. Umiltà è, possiamo dire, tale se tende verso cose più alte. E per l'incertezza potremmo dire incertitudo cerciora petit. Cioè l'incertezza si volge a qualcosa che sta nel certo, e qui forse entra in campo anche il discorso ontologico, cioè una ontologia. Si è bloccato. Sì, si è bloccato. Comunque la domanda era chiara, insomma. Non so se è il caso, adesso provo a chiamarlo, se è il caso, se vuole dare qualche prima risposta, professore, nel frattempo, sì. Non so quanto dura. Sì, sì. Allora, dunque, per quanto riguarda la professoressa Gessabella, che saluto con grande piacere, e allora, senza ombra di dubbio, la contraddizione immanente alla vita è proprio questa, cioè il fatto che da un lato appunto tu hai la prevaricazione, ma dall'altro hai la relazione. Cioè appunto è proprio per questo che è contraddittoria la cosa, è proprio per questo che il vivente, come dire, è fatto di questa contraddizione, che è appunto immanente a se stesso, perché da un lato il vivente che cos'è? Non è pensabile al di fuori della rete di relazioni, no? Che è la realtà stessa. E però dall'altro lato appunto è potenza determinata che emerge da questa rete di potenza universale, no? Indeterminata o sovradeterminata, che è appunto la realtà. Però dall'altro lato appunto il vivente appunto va a predare l'altro vivente. È proprio questa la contraddizione, proprio perché è inevitabile la prevaricazione ed è inevitabile la correlazione. E sembrano, in realtà, la prevaricazione sembra cannibalizzare quella correlazione senza la quale essa stessa non sarebbe. Perché appunto il singolo ente è appunto potenza determinata all'interno di quella trama relazionale che è la totalità della potenza, no? E quindi la contraddizione è
proprio questo. La potenza è davvero il correttivo? Allora, sicuramente io vedo, ed è anche l'altra domanda, era, è caratteristica in senso anche biologico? Sì, sicuramente, ho cercato di dare, senza dover però ricorrere, diciamo, citare le metafisiche biologiche, insomma, no? Perché insomma c'è molto su questo, tutta la grande stagione dell'antropologia tedesca, insomma, naturalmente, no? E ha in vista questo giù fino a Jonas, insomma, no? Volendo, sono tutte metafisiche biologiche queste, o biologistiche, insomma. Ho messo tra parentesi un discorso di questo tipo, proprio perché altrimenti il volume, come dire, avrebbe dovuto prendere dentro, insomma, un sacco di cose e allontanandosi, come dire, da quello che era il cuore dell'argomentazione che mi premeva invece portare avanti. Diciamo, la potenza è inevitabilmente il correttivo. La potenza è inevitabilmente il correttivo proprio perché pone entrambi i corni della contraddizione, che però sono posti proprio dalla potenza. Quindi sì, è inevitabilmente il correttivo, non solo una possibilità, è inevitabilmente il correttivo. Per rispondere alla domanda del professor Totaro, no? L'incertezza è il punto d'arrivo o il punto di partenza? Proprio perché ci sono delle patologie dell'incertezza, così come ci sono delle patologie anche della vulnerabilità, eh? Perché io vedo che c'è un modo di intendere la vulnerabilità anche qui, non in etica, ma nei pensatori politici della vulnerabilità, no? Penso a Judith Butler, per esempio, e c'è questo modo appunto che, per cui diciamo la vulnerabilità scivola da categoria antropologica quasi a virtù, tra virgolette, per cui allora appunto si è tentati, si passa inevitabilmente a interpretazioni, appunto, che per esempio, quindi siamo vulnerabili, quindi tutto ciò che è potenza, tutto ciò che no, che si frappone a un libero vivere autonomo, anarchico, la nostra vulnerabilità, la vulnerabilità qui è di nuovo legata a quei temi di ascendenza foucaultiana, no? Per cui tutto ciò che si frappone al desiderio è potenza e potere, in quanto tale va rimosso, no? E lasciate che la vulnerabilità viva appunto felicemente libera, anarchicamente libera. Ora, io della vulnerabilità ho invece una visione più greca, la possibilità della ferita non impedisce ad Achille di diventare l'eroe più grande, no? I greci hanno chiarissima questa cosa, i greci sanno stare sul limite. Per me sicuramente vulnerabilità e anche l'incertezza sono appunto questo stare sul limite, quindi il fatto di sapere la nostra mortalità, no? Non ci deve impedire, perché l'uomo è questo, ma l'uomo è anche quello che appunto è capace di imprese straordinarie, di andare sulla luna, di trovare rimedi alle malattie, insomma, no? Mentre invece un certo modo di intendere l'incertezza o anche la vulnerabilità è tenersi sempre al di qua del limite, no? E di elogiare questa posizione, di elogiare questa condizione appunto come l'unica vera, e tutto ciò che cerca di schiodarti da questa posizione ti dice no, tu non devi stare al di qua del limite, tu devi stare sul limite, viene visto come un'insopportabile, un'insopprimibile violenza, no? Ecco, Nietzsche, diciamo, nel testo questo stare sul limite segna proprio il passaggio dall'autosuperamento di tipo estetico all'autosuperamento di tipo etico. L'autosuperamento di tipo etico, che cos'è? Dicevo prima, è la decisione che viene presa di dire certo, c'è questo autosuperamento, quello di tipo estetico, che dice, come dire, io vado sull'onda della potenza creatrice
della vita stessa. È un autosuperamento? Sì, però rimango all'interno di quel limite naturale, perché questa è una facoltà di autosuperamento che ci è data. E Nietzsche si ferma qua, purtroppo. Però noi possiamo anche scegliere di andare oltre questo, no? E quindi andare oltre in questo senso il limite del naturale, e qui è Guardini appunto la sua grandezza, e di stare proprio sul limite. Quindi posso scegliere, decidere appunto di un autosuperamento di tipo diverso, che non è quello creativo, sull'onda della creatività insita nella vita stessa, ma è l'autosuperamento appunto di tipo etico, che è proprio questo, è lo stare sul limite. Grazie. Carlo, chiedo scusa dell'interruzione, ma oggi forse la succede, purtroppo. È più debole che in altri incontri, un problema tecnico. Non è potente. Arianna rispondo, le ringrazio moltissimo. Prego. La professoressa Genzabella, che sono anch'io molto felice di rivedere. Alle ricchissime questioni che ha posto, che mi interessano molto e che qui ovviamente... Anche in questo caso, insomma, risponderò in maniera assolutamente sommaria. Ecco, prima Fabio Leonardi parlava di questo potere trasformativo del sé, si potrebbe dire che in Aristotele c'è anche un potere trasformativo del dolore, perché il dolore accade, perché siamo esseri umani in molti modi fragili e vulnerabili, ma il dolore anche sulla scorta di quella... del sapere tragico, ancora una volta, del pathos e mathos, Aristotele ci parla del dolore come non solo come pathos, ma anche come basanos, che è un altro termine greco molto interessante, che significa tormento, supplizio, ma anche pietra di paragone, che i greci usavano per saggiare l'oro. Quindi il dolore è anche la capacità di metterci alla prova, quindi anche una funzione conoscitiva. Ha anche poi altre funzioni che io provo così ad esplorare in questo contributo, perché il dolore, dice Aristotele, è una pietra di paragone che serve anche a assaggiare la tenuta delle relazioni amichevoli, cioè a capire se davvero si è amici, amici veri, si intende. Ecco, il dolore alcune volte può essere una prova, una cartina tornasole, per così dire. Tra l'altro il dolore è in grado di... fermo restando che il dolore è male, naturalmente, non so, come Platone, come tutti i greci, non dice mai il dolore è una cosa buona, è il piacere, una cosa buona, e poi tratta di capire in che senso, ma per esempio è in grado di stabilire relazioni di empatia, un sentire insieme, homo iopathia, dice Aristotele. Quindi davvero il dolore svolge una serie di funzioni. Quindi il dolore si accanisce contro di noi. Alcune volte appunto devasta le nostre esistenze, ci ferisce, ma ecco un ulteriore elemento: il dolore può, oltre alla figura della ferita, c'è anche quella della cicatrice. Perché che significa che il dolore ci ha colpito, ma che possiamo guarire. E quindi ci sono tutte e due queste dimensioni. Altre cose sarebbe, insomma, sarebbe interessante dirle, ma non è possibile, credo, per ragioni di tempo. Volevo, rispetto anche all'interessantissima questione posta dal professor Totaro, dire così una battuta rispetto a quello che Aristotele ci dice, no, della questione dell'incertezza. Io credo che in Aristotele, perlomeno l'incertezza, sia innanzitutto ciò da cui si parte, un punto di partenza. Siamo appunto umani e dobbiamo restare umani senza peccare di hybris, appunto, di tracotanza, e mirando a uno stato di vita buona, per quanto è possibile, all'essere umano stabile. Quindi forse all'incertezza non si approda, o per meglio dire, c'è una stabilità sempre chiaramente attaccabile, naturalmente, ma quando Aristotele dice nell'Etica Nicomachea che l'eudaimonia, che la felicità è qualcosa che è personale e, aggiunge, inalienabile, intende secondo me dire questo, per dire che sicuramente non siamo felici come Dio, quale infatti la cui caratteristica non è quella della felicità, cioè dell'eudaimonia, ma della makariotes, cioè della beatitudine, inattaccabile. L'essere umano è felice a misura di essere umano, però la sua felicità non è effimera, ma deve mirare a renderla per quanto è possibile stabile. La questione è molto ampia, ma forse, ecco,
potrei dire grazie, questo. È una bella risposta intanto. È una grazie. No, grazie a voi. Il professor De Nardi? Professor De Nardi, prego, così concludiamo con il suo, la sua risposta. Ah, sempre sulla valorizzazione dell'incertezza, punto di partenza, punto di arrivo. È chiaro che se io guardo l'incertezza da un punto di vista clinico, la considero come una problematica che un paziente mi può portare, su cui lavorare. Ok, d'accordo. Ma se io l'incertezza la considero invece come un atteggiamento espressivo di una risorsa della mente, quindi uno strumento finalizzato ad una prospettiva di cura, allora il discorso cambia. Cambia nel senso che la psicoanalisi non va più vista come lo strumento, diciamo così, per conoscere, per svelare la realtà dell'io a se stesso, ma può essere intesa, appunto, valorizzando il suo stare nell'incertezza, come la possibilità di incontrare se stesso per l'uomo. Cioè l'uomo, noi pensiamo che il valore supremo sia sempre quello del conoscersi, ma io credo che un aspetto altrettanto significativo sia quello del poter incontrare se stessi. Ma cosa significa potersi incontrare? Significa sviluppare, magari anche con l'aiuto di un percorso terapeutico, la possibilità di sostare veramente nello spazio interno, nello spazio incerto di quella che è la inesauribile tensione dialettica tra il finito e l'infinito. Questo credo che sia il punto qualificante. Ecco perché come diceva Carlo Chiurco, la cosa importante è stare sul limite, perché il limite è ciò che ci consente di attivare una sana permeabilità tra l'infinito e il finito. Io non ho bisogno di inoltrarmi nell'infinito perché è ineffabile, è inconoscibile, ma ho la possibilità di sostare sul limite perché l'infinito mi venga incontro. Ma se l'infinito mi viene incontro, è solo così che io posso entrare in contatto con la mia umanità, intesa come profondità del mio vissuto emozionale. Allora, dicevo nel mio contributo, l'oracolo delfico dice conosci te stesso, ma potremmo rileggerlo dicendo cerca di incontrare te stesso accettando la fatica, ma anche sopportando con modestia la frustrazione di rinunciare ad una conoscenza onnipotente, ma di vivere in questo atteggiamento mentale profondamente umano. Grazie, è bellissima l'espressione essere capaci di sostare sul limite, perché il sostare poi implica le due polarità del finito e dell'infinito, per cui non ci si può, come dire, attestare nella rinuncia a questa dialettica tra finito e infinito che permette lo stesso sostare. Non so se si può convenire con questa riflessione. Mi sembra di sì, e quindi ringrazio per questo incontro che è stato molto ricco, anche molto partecipato, e allora buona estate a tutti e ci vediamo.